È un granillo di nuovo entusiasta quello che accoglie la regina di Novellino alla prima apparizione casalinga in campionato. Rispetto all'11 vittorioso a Cesena, l'unico cambio del tecnico irpino è sulla fascia destra. Lanzaro fa il terzino e Boucher è libero di attaccare. Brienza Bonazzoli è il tandem offensivo, panchina per l'ultimo arrivo Cacia. Sabatini non si spaventa e conferma un 4-3-1-2 a trazione anteriore con Rabito alle spalle di Ciani e Di Nardo. Alla vigilia il tecnico veneto aveva detto: a Reggio proveremo a vincere, e i suoi uomini per tutto il primo tempo interpretano alla perfezione la richiesta del proprio tecnico. Per conferma chiedere all'estremo difensore Amaranto Cassano, che nei primi 10 minuti è costretto a 2 interventi più che impegnativi. Dopo la punizione di Trevisan, il portiere Amaranto deve impegnarsi anche per sventare il tentativo di Ciani. Il Padova spreca, ma Novellino si mostra preoccupato e, come spesso accade, il suo fidato scudiero a creare i presupposti del vantaggio, che arriva al 13esimo. Volpi prende le misure e lancia Brienza. Il suo controllo è perfetto, come il dribbling con cui mette a sedere agli ardi per poi appoggiare in rete. Per il fantasista Amaranto il primo gol stagionale in Serie B, un'ulteriore prova del fatto che abbia tutti i mezzi necessari per fare la differenza in cadetteria. Lo svantaggio non intimorisce i biancoscudati, che fanno molto possesso palla e provano a costruire azioni interessanti sfruttando soprattutto le corsie laterali. Renzetti crea tanti grattacapi a Lanzaro e Di Nardo, tra i migliori in campo, non ci arriva per un soffio. La regina mostra ancora qualche difficoltà sulla linea difensiva, ma può contare su Mario Cassano, che non si fa sorprendere. I padroni di casa abbassano il ritmo del proprio baricentro, favorendo le sortite degli ospiti, che al 38esimo trovano il pareggio. L'autore è l'albanese Ciani, che sfrutta al meglio l'ennesimo errore della difesa Amaranto, depositando alle spalle di Cassano. Il meritato 1-1 arriva dopo circa mezz'ora di buon gioco da parte della formazione di Sabatini, certamente aiutata dal freno a mano tirato della regina. Le squadre cercano di chiudere attaccando e prima gli ospiti sprecano l'ennesima buona occasione, quando Di Nardo scatta sul filo del fuorigioco e sbaglia il facile appoggio per Ciani. Poi i padroni di casa provano a scuotersi e Rizzato crossa alla perfezione per Boucher, ma il suo colpo di testa finisce di poco alto. Si va a riposo sull'uno pari, Novellino lascia negli spogliatoi Lanzaro, inserisce Cascione. In avvio di ripresa i padroni di casa mostrano segnali di risveglio, ma non premono sull'acceleratore. Volpi e Carmona provano ad alzare il ritmo e le migliori giocate arrivano sull'asse Boucher-Brienza. Anche se la girata del fantasista finisce alta, Novellino prova a cambiare ancora e regala mezz'ora di gioco a Missiroli, inserendolo al posto di Barilla. Sabatini risponde con Cuffa al posto di uno spento Rabito, ma il match sembra progressivamente spegnersi. A riaccenderlo ci prova Agliardi, quando esce a vuoto sul traversone di Missiroli e favorisce la corrente Boucher. Il suo colpo di testa è troppo lento per far male. Sabatini mantiene il 4-4-2 per non lasciare metri ai padroni di casa. Mossa saggia, perché gli Amaranto giocano tanti palloni ma non assediano gli avversari. A circa 5 minuti dal termine, Novellino getta nella mischia Cacia. Trovare spazi nella retroguardia ospite è molto difficile. L'unica volta in cui Bonazzoli riesce a toccare il pallone verso la porta si trova di fronte un attento Agliardi. Finisce 1-1, un buon risultato per il Padova di Sabatini, intraprendente nel primo tempo e razionale nella ripresa. Un bottino non soddisfacente per la regina di Novellino, che deve sistemare qualcosa in difesa, aspettando che i suoi uomini migliori raggiungano la forma migliore.